essere o non essere? È questo che mi chiedo. È più grande l'animo di colui che sopporta gli strali, i dardi della fortuna avversa? O di chi si arma contro un mare di guai e li combatte. Morire. Dormire. Null'altro. E con quel sonno mettere fine ai mille strazi del cuore e ai traumi che la carne eredita. E un consummatum da invocare a mani giunte. Morire, dormire. Dormire. Sognare forse. Ah, ecco. Ecco l'incaglio. Perché se durante il sonno della morte facessimo quei sogni, dopo aver già superato un incastro tanto funesto, è questa la domanda che ci ferma ed è questo il dubbio per cui noi abbiamo una vita tanto lunga per le nostre sciagure. Ma sì, ma non potrebbe essere che così, perché altrimenti, ma chi sopporterebbe il tempo che passa? I torti che ci fanno gli oppressori? Eh? Chi sopporterebbe l'amore quando l'amore non è corrisposto? E la legge con le sue lungaggini? E chi sarebbe così paziente, pur avendo il merito di vedersi superato da uno indegno? Chi? Quando, da solo, volendo, potrebbe quietarsi per sempre con un semplice colpo di punta. Essere. O non essere. È questo che chiedo. Se è più grande l'animo che sopporta tutto quello che c'è da affrontare ogni giorno, un lavoro che manco ti piace. Sopporta, non si sa perché sopporta. E Oppure quello di chi invece sopporta lo vince. è davanti a qualsiasi cosa. Sarebbe meglio armarsi di forza e Annientare, superarlo, e superare, annientarlo, sì. bravo. Altrimenti morire, pure meglio dormire. È uguale. Morire, dormire, è uguale. Insomma.